Carissimi amici della Pagonotomia, puntata speciale perché è arrivato il Rocknell edizione limitata Elite 2019. Eccolo qua, arrivato ieri. E tanto atteso, tanti amici anche del gruppo Telegram l'hanno acquistato. Nel sito americano che lo vendeva è sparito nel giro di un'ora, credo. Quindi si parla addirittura che l'edizione sia limitata a 50 pezzi per ogni modello, modello aggressivo, tra virgolette, che sarebbe questo, e modello meno aggressivo, che è un altro modello di tipo, mi sembra, M. Questo è l'A. Partiamo dall'impacchettamento. Un po' deludente. Un po' deludente perché vedete che è una scatola abbastanza anonima, di plastica, scusate, di cartone. Cartone. Con sicuramente il suo sigillo Rocknell, che è abbastanza classico, con il numero di serie del rasoio anche sul sigillo. C'è tutte le spiegazioni, ovviamente, però parliamo di una scatolina. Apriamo e vediamo che, ecco, diciamo le cose positive. Anche sulla linguetta c'è il numero di serie del rasoio, che è il numero 6, il mio. E dentro si trova il rasoio. Mi vola per terra tutto perché ovviamente eccolo qua con il suo appoggia, diciamo, manico, per poterlo fare perché non balli nella confezione. Rimane così. E questo è il rasoio, eccolo qua. Rocknell Elite 2019 edizione limitata. Ve lo mostro la prima volta in maniera, diciamo, sommaria, poi lo vedremo nel dettaglio. In particolare lo confronteremo con il 2018. Questa edizione 2019. Allora, scatola deludente. Deludente perché per un prodotto di Elite, come dice il nome stesso, e di edizione limitata, una scatola del genere per me non è adeguata. Io lo dico chiaramente, non ho problemi. L'anno scorso la scatola era questa. Cioè, capite? Ecco, questa era la scatola l'anno scorso. Che veniva, si estraeva e dentro c'era il rasoio. In particolare il rasoio era questo qua, quindi io lo metto dentro. Capite che è un'altra cosa. Capite che è un'altra cosa. Questa è una scatola di un rasoio d'élite. Questa è una scatola di un rasoio da 50 euro, 60 euro. Poi la scatola conta niente, ma se uno investe più di 200 rotti dollari, adesso non mi ricordo più se l'ho pagato, più spedizione per un prodotto d'élite, vuole anche una scatola d'élite. Ecco, quindi le cose vanno dette. Per dire degli esempi, rasoi di livello, guardate la scatola di un Blackland. Uno qualsiasi, non so quale sia questo qua, a cosa si riferisca. Guardate la scatola di un Timeless. Ma guardate anche, senza andare a spendere tutti questi soldi, la scatola di un Mune Rocca. Quindi, su questo mi spiace, ma non ci siamo. Non ci siamo. Però passiamo al sodo, a quello che conta, ovvero il rasoio. E qui invece abbiamo notizie positive. Allora, 2018. Spero che si veda un po', eccolo qua, specialmente questi bordi arrotondati. 2019. Principali differenze: il peso. Questo è un rasoio da 137 grammi alla mia bilancia. Questo è un rasoio 2019 da 122 grammi, quindi più gestibile a livello di peso. Peso importante, ma meno, diciamo, importante di questo. Per chi ha difficoltà a gestire rasoi pesanti, chiaramente meglio 19. Rifiniture. Io ho scritto da qualche parte la Rocknell in questo caso si è un po' de-rocknellizzata, nel senso che Rocknell ha sempre fatto dei rasoi molto particolari per essere massicci, per essere importanti. Io non ho dietro qua i miei Rocknell Single Edge, ma sono così.
questo manico, vedete che è un manico, se vogliamo, molto verace, sono, non viene la parola, non è grezzo per niente, è un acciaio da 119 velle, però è un manico, diciamo, importante, no? Con tra l'altro il brand che è diverso in questo caso, il brand della Rockner, spero che si veda, ma purtroppo eccolo qua. Qui 19, rasoio più raffinato, quindi vedete il manico anche, vedete la scritta, spero che si riesca a capire, il numero di serie del rasoio, che è il 6, il mio, è riportato sia sul sul manico, sia ovviamente sul pettine, perché viene chiaramente specificato nel pettine che stiamo parlando dell'edizione 2019, eccolo qua, sia nel coprilametta 2019. E numero di serie, quindi non ci si può sbagliare, non ci si può cambiare i pezzi, ecco, no? Questo manico qua è proprio quello di questo rasoio, numero di serie 6. Questa è una bella cosa, ad esempio, una bella idea, perché non si può sgarrare. Nel caso 2018, che è un rasoio più grande, guardate, invece il numero di serie è riportato sulla pettine, in questo caso era il, non so perché questo non vale, però pazienza, vabbè. Era il, se non si legge, lo leggo io, il 31, quest'anno sono nella top 10, e ovviamente sempre dietro, dove non si leggerà bene, ma c'è scritto chiaramente 2018. Differenza fra i due pettini, importante a livello di design perlomeno, perché i due pettini hanno forme differenti. L'uno quadrato, squadrato, scusatemi, e l'altro rotondeggiante nei bordi. Non so quanto questo faccia la differenza, non ho idea, però è così, vedete. Provo a metterli in maniera diversa che si veda forse meglio. Vedete? Quadrato 19, squadrato 19, rotondeggiante nei bordi il 18. Efficacia. Io l'ho provato ieri su una barba di un giorno. Tra l'altro, dopo che il giorno prima mi ero, per un errore mio, con un altro rasoio, provocato un taglietto qua. Devo dire che il rasoio si è dimostrato, questa è la versione aggressiva, considerata più aggressiva, diciamo così, si è comportato in maniera eccellente, tanto che con una Kai io non ho sentito pericoli, non ho avvertito strappi, non ho avvertito frizioni. Ho potuto fare le mie passate lunghe anche di contropelo e di pelo obliquo senza nessun tipo di problema. Al termine della rasatura, nella zona del collo, ho però notato alcuni piccolissimi punti rossi, non sanguinamenti, punti rossi. Perché? Non per colpa del rasoio, ma perché la costruzione, la tecnologia ingegneristica con cui è stato fatto questo pettine me lo ha reso così scorrevole che io non mi sono reso conto che stavo esagerando. E allora la prossima volta dovrò stare più attento. Ma non è colpa, anzi, è un pregio di questo rasoio, secondo me. Sono io che, non conoscendolo ancora, mi sono fidato della mia sensazione e ho spinto un po' troppo. Ma attenzione, non mi ha tagliato. E quando è passato qua sopra, non ha riaperto il taglio. Quindi questo vuol dire che è delicato comunque. È un rasoio, ma attenzione, ha fatto un lavoro eccezionale. Quindi è promosso sul campo. Lo vedremo in rasatura domenica. Cosa possiamo dire di questo rasoio ancora? Che
che esce un po' da quella che è, secondo me, la filosofia di Rocknell. Cioè, Rocknell ha sempre fatto dei prodotti con un certo DNA, ecco, diciamo così. Anche massicci, anche importanti, anche all'apparenza meno, diciamo, fighetti di altri, diciamo così. Ad esempio anche questo, no? Questo manico non è un manico fighetto. Io uso termini che mi vengono spontanei, so di non essere tecnico in questo caso. Non è il manico di un rasoio, se non voglio fare nomi, ma no. È un manico importante, un manico fatto di grande materiale, ma vedete, qui siamo già con la rifinitura, con lo stampigliato 316L, la tipologia dell'acciaio, la marca Rocknell, insomma, siamo su un livello che ci hanno voluto, diciamo, alzare, secondo me, il livello di immagine del prodotto. Purtroppo mi sono caduti sulla scatola, ripeto, il confronto con 2018 è impietoso, secondo me. E siccome questi sono rasoi che non compra il rasatore medio, ma compra il collezionista, parliamoci chiaro, e allora dammi una scatola, tanto non è che la differenza, fammi pagare 10 dollari in più, però dammi una scatola che sì, una scatola da collezione, che se si bagna con due gocce d'acqua magari non, cioè non lo so, io ragiono così, poi magari sbaglio io e viene a badare solo la sostanza. Oltretutto questo ha un prezzo, ripeto, importante, mi sarei aspettato una confezione più importante. Per il resto, ripeto, tre pezzi, 122 grammi. Livello di aggressività non, diciamo, gestibilissimo. Non ho ovviamente provato l'altro, quello meno aggressivo, ma con questo devo dire che mi sono trovato molto molto bene. Ed è un rasoio che secondo me va anche bene per barbe importanti, però bisogna provare la rasatura. Quindi, se questo era stato un rasoio che io ho amato e amo per la sua caratteristica di essere veramente adatto a una rasoio quotidiana, per la sua estetica, questo dovevo ancora imparare ad apprezzarlo. Io sinceramente, esteticamente, apprezzo questo, ma preferisco ancora quest'altro, cioè mi piace di più il rasoio massiccio. Però devo dire che gli sforzi per creare un prodotto ancora di maggior impatto visivo, oltre che qualitativo, sono da apprezzare. L'eleganza, gli sforzi di eleganza, no? Ecco, diciamo così. Spiace che sia introvabile, spiace che in un'ora, un'ora, 2 ore, non mi ricordo più, siano nati via tutti su questo sito americano che li vendeva. Mi auguro per i rasatori di tutto il mondo che siano disponibili altri, insomma. Però comunque, chiaramente stiamo parlando veramente di un rasoio di elite, stiamo parlando di uno di quei rasoi che si collocano al top e niente, quindi se la domanda è me lo consiglieresti, io ti direi sì, potendolo trovare ovviamente e avendo però come dire, la consapevolezza che si sta acquistando un prodotto da collezione fondamentalmente, da utilizzare anche tutti i giorni, però un prodotto diciamo molto esclusivo, cioè è ovvio che qualcuno sul nostro gruppo Telegram ha detto ma costa tanto, sì, certo, costa tanto. Nasce però già il fatto di essere numerato tutto quanto con l'idea di essere un prodotto da collezione, così come lo era nel 2018, che infatti io acquistai usato per un colpo di fortuna, ma era assolutamente esaurito. Bene, io vi dovevo questa presentazione perché è un rasoio che mi hanno atteso molto, di cui si è parlato moltissimo, è finalmente arrivato. Con i suoi pregi, che sono poi la sostanza del rasoio, e i suoi difetti, che sono la confezione, chiaramente. Un difetto, secondo me, in questo caso è evidente, limite evidente, che spero che il prossimo anno Rockner rimedierà. Io vi saluto e lo proveremo domenica in rasatura. Vi
buon giovedì a tutti e buone barba a tutti.